Ben trovati cari amici un'altra puntata dell'altra politica, eh, siamo insieme anche questa settimana. Noi cambiamo spesso e volentieri le tematiche. Perché, come dice il buon Danilo Monteleone, mio compagno catodico che ovviamente è qui con noi. Eh, ti sto beh, seguendo con interesse, stavi dormendo? No, no, no. ti sto <ride> seguendo con molto interesse. La politica è tante cose, non è soltanto quella, diciamo, professionalizzata o comunque. Di mestiere. Quindi come, vedi, eh. come faccio a dormire se non parliamo proprio di politica nel senso. Hai visto? Ti risveglia eh. la politica. Eh. Eh. Dai. Però c'è un fattore su cui la politica, caro Danilo, in questo momento storico sta avvenendo meno, e noi siamo anche qui per operare: un'azione di, di stimolo, di sprone nei limiti di quello che può Quindi. essere l'azione. Di un giornale libero, di una tv altrettanto libera quale quella del Corriere della Calabria. Tra l'altro, passeremo sì. in rassegna, diciamolo all'inizio, molti argomenti. sì, sì. è, una, è, una, e quindi, insomma, è però... un momento di interessi variegati. Iniziamo con il morbo dell'erosione costiera che, come avete visto lo scorso fine settimana, purtroppo si è fatta <coughs> sentire, si è fatta. Eh, purtroppo vedere, eh, ne abbiamo constatato i danni lungo le due direttrici costiere, la Ionica, ma soprattutto quella, quella tirrenica, con i casi limite eh, di San Lucido, Nocera, Falerna, tanto per fare qualche esempio, caro Danilo, mm. e con dei finanziamenti che stentano a decollare nonostante siano stati destinati proprio alla realizzazione di opere a difesa. Delle coste che diventano preziose se vogliamo davvero puntare sul rilancio del turismo. È bene eh, puntare sul mare, sulla pulizia. Qualcosa si sta muovendo, noi ce ne siamo occupati in maniera particolareggiata. Però il mare senza la possibilità di frequentarlo. Caro compare, eh, insomma. Sì, sì, no, stavo pensando mentre parlavi che l'unica cosa che non si riesce a erodere sono i soldi stanziati, no? <ride> perché è evidente che la vicenda della quale. Eh, ha, parlato sino ad ora Ugo Floro, una vicenda che affonda le radici in un tempo che possiamo ormai definire antichi, antico nella nostra regione. Portavamo entrambi i calzoncini corti certo. quando il tema dell'erosione costiera si è imposto all'attenzione dell'opinione pubblica, degli operatori eh, imprenditoriali della costa tirrenica ed evidentemente dei livelli decisionali istituzionali della regione Calabria. E da lì in poi praticamente poco o nulla è cambiato con un risultato che si ripropone drammaticamente ed in maniera ciclica. E noi per discutere di questo, Ugo? Beh, per discutere di questo, dei danni, delle aspettative, ma anche dei legittimi eh, timori che percorrono le fasce costiere interessate dal morbo dell'erosione costiera. <coughs> Abbiamo invitato un eh, diciamo, rappresentante della, della ristorazione dei servizi turistici eh, di grande prestigio, non fosse altro che la sua attività sta andando davvero molto bene, è diventato un punto di riferimento, è diventato anche un momento di riflessione. Abbiamo Roberto Gallo, titolare del Riva di Falerna. Roberto, grazie per essere con noi. Allora, tanto buona, buonasera, sicuramente è un piacere e grazie a voi per grazie. avermi invitato. Beh, eh... non mi verrebbe... no, scusami. Eh, eh, parafrasando il nome Riva è rimasto. Insomma, il resto, diciamo, certo, 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 <ride> eh, rimarrà nel tempo. No, nel senso che il nome fa evidentemente riferimento, diciamo, a quelle, a quelle sì. rive no, della, del litorale tirrenico che sono certo, eh, certo, de certo. devastate. Allora, come si è? salva questa eh. riva? Questa riviera come la salviamo? Ma allora, intanto sicuramente penso che è sotto gli occhi di tutti, e come sono convinto tra l'altro io, cioè, sicuramente i provvedimenti arriveranno presto grazie anche comunque alla, alla politica che abbiamo, e sarà il momento giusto per fare qualche intervento comunque consistente dove sarà solo un bel ricordo, cioè un brutto ricordo, queste mareggiate che abbiamo avuto in questi, in questi ultimi, ultimi giorni è no, passata brutta hanno, roberto diciamo che sta, purtroppo diciamo che eh, il mare non riusciamo a gestirlo cioè, quando si arrabbia purtroppo eh, non o si creano delle, delle, delle situazioni comunque dove si possono, si possono prevenire alcune, alcune, alcune cose altrimenti quello che trova prende tutto lo conosciamo Ma. bene non lo sappiamo gestire o lo abbiamo nel corso degli anni gestito male, no, perché uno dei temi che caratterizza tutta la discussione intorno all'erosione costiera è per esempio il mancato apporto di quei sedimenti che arrivano dai corsi d'acqua che un tempo evidentemente erano stabili e costanti nel tempo e oggi per una serie di ragioni. Eh, molte delle quali per esempio hanno a che fare anche con abusivismo, mancata manutenzione dei corsi d'acqua, insomma l'elenco è lungo, no? probabilmente diciamo, eh, come dire, lo abbiamo gestito male, non tanto il mare ma quello che c'è sopra. Beh, sicuramente è tutto l'insieme che poi eh, fa la differenza, però ovviamente ora abbiamo il problema e ora serve una soluzione comunque per poter... E... Secondo lei quale potrebbe essere questa soluzione? Che abbia ovviamente il carattere della eh, velocità, quanto non dico immediatezza, ma velocità sì. Beh, sicuramente un pronto intervento studiato in modo tale da mettere in sicurezza almeno i punti, i punti centrali, e poi ovviamente con calma strutturare un qualcosa che sia una cosa definitiva. Perché, Perché lei ci tecnica. diceva poco fa che nelle more di questo di questi due, due o tre giorni che sono stati molto complicati e difficili, eh, poi alla fine insomma, avete messo mano alla saccoccia e eh, avete provveduto autonomamente. Beh, quando ci sono queste situazioni la conviene intanto cercare di mettere a riparo più cose possibili perché eh, purtroppo alla furia del vento il mare e tutto quello che trovano durante il suo percorso, se non c'è una, una barriera, un qualcosa che possa, che possa bloccare il tutto, tirano tutti, quindi giustamente noi abbiamo cercato di. Fare quando quando ho chiamato altro. Roberto Gallo per eh, invitarlo a testimoniare di questi disagi. Eh, lo fa lui, ma eh, lo fa credo in rappresentanza di tantissimi eh, diciamo imprenditori del mare, eh, mi ha detto: mi ha detto una cosa eh, che secondo me è decisiva. Qualunque cosa va fatta. Adesso siamo ancora a gennaio, non siamo ancora entrati a febbraio, e va programmato ora anche un pronto intervento per evitare che ci siano altre situazioni del genere. Perché, cari amici, se si dovessero combinare i fattori che hanno caratterizzato e sferzato la costa eh, nello scorso fine settimana, un vento diciamo di quelli abbastanza poderosi più una tipologia di mare mosso che era abbastanza erosivo no? con quel suo effetto fresa e beh, non sappiamo se ci sarà poi la possibilità di salvare il litorale il litorale potrebbe già crollare almeno in corrispondenza di alcune arterie viarie di fondamentale importanza strategica come la statale 18 quindi bisogna intervenire adesso Gallo Vabbè, penso che questa qui sarebbe la soluzione ideale, eh, ci auguriamo ma sono convinto che eh, già le istituzioni stanno intervenendo per poter operare, perché comunque è, è un problema che va affrontato e risolto in tempi rapidi, almeno per salvaguardare più strutture balnearie, ma anche lungomari e tutto quello che. C'è che... una coesione tra voi? Commercianti, operatori turistici che operate lungo la direttrice Tirrenica, peraltro in un bacino abbastanza importante, Gizzeria, Falerna, Nocera, insomma un tratto di costa che è battuto diciamo, dal turismo. C'è una certa unità tra voi di intenti. Intendi cosa? Oh. Fammi capire. Tra commercianti, tra operatori turistici, vi sentite? Avete elaborato? Ma diciamo delle... che sicuramente penso che questo tema è un tema che, che, che tocca... Più, più attività e quindi il pensiero penso che sia comune. E ovviamente ognuno prende dei, dei provvedimenti nel proprio piccolo per quello che, che può fare in base al, alle circostanze. Però la sensibilità ovviamente è comune. Penso di sì, penso. Avete avuto delle, non dico delle risposte, perché le risposte, Danilo, quelle concrete, devono ancora avvenire, ma dei contatti, anche con non vogliamo sapere con chi, però la politica si è mostrata particolarmente sensibile. E ci sono state delle interlocuzioni? Gallo? Allora, sicuramente la politica eh, nel momento in cui c'è un problema del genere, eh, è di interesse anche proprio intervenire in modo tale da, da far vedere quello che, che, che è vicino comunque sia alle persone che hanno subito dei, dei danni, eh, ovviamente stanno lavorando per poter comunque. Risolvere il problema. Questo è quello che ci auguriamo e, e tra l'altro, comunque, parlando con diversi politici, hanno l'interesse per, per risolvere il problema. Bene, allora, ovviamente, facciamo nostro e rilanciamo l'augurio, però, diciamo, facciamo una piccola nota, un appunto, nel senso che ci sono delle risorse, queste risorse giacciono inutilizzate, il buon eh, Ugo Floro sul Corriere della Calabria ha evidenziato questa eh, situazione, peraltro diciamo, si è trattato di un intervento ripreso e rilanciato anche dal eh, segretario regionale del PD e senatore Nicola Irto, ma eh, vedremo nel corso delle prossime settimane se insomma... Eh, questa sollecitudine si trasformerà auspicabilmente in fatti concreti. La domanda che le volevo fare riguarda invece la sua di attività, nel senso che eh, una persona sceglie di investire i propri denari, di impegnare il proprio tempo, di mettere alla prova la eh, propria professionalità e lo fa in un settore che per quanto ha tantissime potenzialità anche Molti problemi perché Ugo non dimentichiamo Beh. che, come dire, si è schiacciati da un lato in inverno del, per il problema che stiamo, di cui stiamo discutendo e poi d'estate eh, si è schiacciati da un altro problema che riguarda sempre il mare, ma insomma eh, sotto un altro <ride> versante. Quindi la domanda è: ovviamente, diciamo, evitiamo gli improperi, eh, come eh, fare impresa turistica. In una condizione del genere dove sostanzialmente vedendolo al di fuori si ha tutta l'impressione che uno è solo a mani nude, eh, diciamo contro tutti. Parafrasando la cucina, <ride> come operare nel turismo posti a sandwich, come diceva Marino. <ride> Tra... Da un'emergenza all'altra, no <ride> Roberto. allora sicuramente sicuramente il motore trenante e la passione che facciamo su questo lavoro questo è fondamentale. Senza questo parliamo del nulla. E dopodiché, credere uno in quello che si fa e dopodiché, ovviamente, cercare di, di trovare soluzioni sia per quanto riguarda quelle che giustamente riusciamo a gestire noi, come ad esempio, cioè, dare dei servizi maggiori ai nostri ospiti, in modo tale comunque vada qualsiasi problema ci possa essere, e hanno la possibilità di, 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 di vivere comunque un'esperienza perché noi quello che facciamo, comunque. Alla riva e mettere in primo posto i nostri ospiti in modo tale che vivano un'esperienza un'esperienza unica nel suo genere che ovviamente è l'insieme delle cose che offriamo e se purtroppo a volte può capitare che il mare non è dei migliori ovviamente dobbiamo farli stare bene in qualche, con in qualche altra cosa eh, Stessa cosa vale per il tempo: quando il tempo comunque non è dei migliori, dobbiamo comunque in un modo o nell'altro fargli una bella esperienza, perché alla fine quello che esce è il risultato che comunque riusciamo ad offrirgli e convinti e certi, visto anche certo. le operazioni che stanno facendo anche dalla Regione per quanto riguarda la salvaguardia del mare tutto quanto fatto già in anticipo come l'anno precedente, siamo convinti e comunque eh, crediamo che, eh, e ci auguriamo che già da quest'estate cominciamo a avere i primi risultati ottimista casa sì, eh. bene bene va benissimo così eh, intanto bisogna esserlo per princ Assolutamente. per principio eh, no le volevo chiedere visto che ecco, lei ha citato la sua di eh, attività che è un po eh, come dire mette insieme molti aspetti della calabria no cioè la risorsa mare che è una risorsa importante la eh, location e dunque la cura dei luoghi dove l'offerta al turista viene definita e poi anche naturalmente diciamo l'aspetto eh, agroalimentare enogastronomico che è molto, che è molto importante. Eh, nel corso degli anni passati di turismo si è sempre parlato, se ne parla tuttora, eh, in molti però evidenziavano come la Calabria insomma no? avesse parecchi ritardi eh, per quanto riguarda l'accoglienza e la capacità no? Di, di trattare tra virgolette i turisti ecco dal suo punto di vista quanto sono cambiate le cose se sono cambiate le cose Riva nasce proprio per questo in modo tale da uscire dagli schemi che ci sono sempre stati crearne uno in modo tale dove mette in primo piano come ripeto e lo ripeterò all'infinito il cliente perché lui è il reale attore del, 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 del giorno della giornata e ovviamente eh, deve, deve stare bene, stare bene sia nel mangiare, sia comunque nel, nell'ambiente, nel servizio, nell'atmosfera, la musica e tu, tutti questi elementi che fanno sì che una persona, un ospite, scegli un posto rispetto a un altro perché giustamente è, è difficile. Adesso, oggi, come oggi, tutti abbiamo da mangiare a casa, non è l'elemento fondamentale mangiare, e poi, come cucinano i nostri genitori, i nostri nonni? Poche persone riescono comunque a, a battere, soprattutto le nostre, le nostre tradizioni, le nostre abitudini. Quindi, qua noi dobbiamo intervenire e dargli un qualcosa in più dove ci, dove ci differenzia, come l'esempio nostro, lo champagne. Certo. Il fatto che, comunque, non facciamo altro che avere un'esperienza alle nostre persone, dando la possibilità di, 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 di fare un momento di, di gioia, di allegria, e dove, tra l'altro, colgo l'occasione per dire che. Quest'anno a fine, fine giugno, il 30 giugno, ci sarà l'evento internazionale Savraj e per l'Italia verrà fatto a Falerna a Riva in Calabria. Quindi questo è un bel buon risultato. Eh, questo è buon volevo, volevo dire una cosa, allora il, il Riva, eh, per quello che è diventato anche un fenomeno di costume, non ha certo bisogno di, di marchette. Né, certo. né tantomeno, Ge geneticamente noi riusciamo a fare marchette, neanche ne su di noi, cioè, non, proprio, guarda, no, no. non riusciamo nemmeno su di noi. Anzi, tutt'al più ci becchiamo sì, noi, sì. per... qualche cazzatina <ride> su Facebook così, qualche stories, però non riusciamo siamo incompatibili. Ma non perché siamo eroi, cerchiamo di andare alla sostanza. Però, eh, Danilo in riva è anche una bella favola di, 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 di successo eh, che dovrebbero leggere. O comunque acquisire nei contenuti più salienti i tanti talenti giovani di Calabria che stanno cercando di mettere a terra oggi si abusa di questa espressione il progetto della vita. Perché Roberto Gallo cioè nei primi anni del Riva, beh, qualche dentino se l'è rotto, ecco, qualche urto lo ha fatto. Non è che fossero state delle stagioni floridissime. Però poi a un certo punto è scoccata una scintilla, la terza o la quarta stagione che ha reso il tuo regno, tra virgolette, un punto di riferimento. Che cosa è successo? Che tu hai, in un certo senso, conosciuto la solitudine, anche la solitudine imprenditoriale, diciamo la verità. Certo, eh, certo. Hai mangiato un po' di polvere, nonostante cucinassi bene, ti sei fatto la pandemia aperto certo. in un momento... Diciamo abbastanza drammatico, a un certo punto è scoccato qualcosa che ha reso in riva un fenomeno di costume. Che è successo, Roberto? Allora, sicuramente il, la prima cosa per, è il sacrificio, quindi devi comunque cercare di, 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 di trasmettere e creare, soprattutto, un, un qualcosa che, che è, non deve essere soltanto prima, ce l'ho in testa, dopodiché devi fare in modo che anche gli altri ti, cioè, riesci a coinvolgere. Ovviamente devi avere una credibilità, ci vuole del tempo e tanti, tanti sacrifici, perché qualsiasi cosa, cioè, se, nel momento in cui cioè, parte un chi vuole iniziare da zero, io lo so, cioè, sono anni comunque di combattimento, di capire che cosa fare, quello che è giusto, quello che è sbagliato, e solo il tempo poi ti potrà dare ragione o torta. Ma ovviamente... Il segreto è, cioè non arrendersi sicuramente, ma è una lotta continua perché comunque una volta c'è l'erosione, una volta c'è la pandemia, una volta c'è la guerra, una volta c'è il mare sport, quindi sono tanti i fattori. Quando una persona comunque ha una passione, ha comunque, crea, cerca di diffondere la filosofia aziendale a più persone possibile, collaboratori interni e persone che ci stanno accanto, ovviamente cioè, col tempo e sacrifici si può raggiungere obiettivi che quando uno ha l'obiettivo noi siamo nella fase 1 dobbiamo arrivare alla fase 10 quindi abbiamo tanto, tanto, tanto da fare eh, ma il segreto è non vorrei essere volgale che io lo, dico, lo dico sempre comunque è rompersi il culo nel senso che, nel senso che, nel senso che senza così, questo così, nessuno è così, è così, regala niente serie, e quindi, poi il successo Tanto per, eh, ma, tanto per parafrasare il successo arriva, arriva eh, poi alla fine, alla fine eh, sì, si prende con sciampare ma dopo di no? va mantenuto eh. quindi un'altra un cosa molto cioè importante eh, il un cioè, nome è ancora più importante Ven del venerdì, del venerdì sera e qualcuno mantenere. a Falerna aveva avuto il coraggio di dire che non fosse mare agitato perché dice che tutta quella spuma era lo champagne <ride> no, era, era agitato <ride> arriveremo anche a questo eh, bene, è una guarda, bella storia l'unica diciamo eh, abbiamo finito il tempo a nostra disposizione però facciamola questa chiosa <coughs> Ugo sì. che è importante e cioè il fatto che la Calabria è Ricca di storie come questa, no? cioè ricca di storie di persone che ehm, anche giovani, giovanissimi in alcuni casi eh, credono eh, nella, nel, nella professione che hanno scelto per la propria eh, esperienza di vita. Eh, è recentissimo ma già affermatissimo il fenomeno, per esempio, di apprezzatissimi chef che ormai insomma, eh, dicono la loro nel contesto regionale e nazionale. La Calabria è piena di questi positivi esempi, forse eh, ci manca ancora la capacità di mettere in eh, connessione, in rete, tutte queste esperienze positive, perché questo probabilmente aiuterebbe anche. In una narrazione migliore di tutta la regione, forse, si parlerebbe meno dei problemi e più, no? e più delle cose buone. Quindi, eh, grazie, grazie, Roberto Gallo, grazie, grazie a Roberto Gallo per aver accolto il nostro invito. Noi ci ritroveremo da qui a poco, come diceva come dicevamo, in apertura, per eh, cambiare riva. Cambiare <ride> sarebbe, riva. Sarebbe, sarebbe il caso di dire, e affrontare un altro. Eh, argomento in questa edizione, appunto, che eh, ha in scaletta molti, molti temi da approfondire. A tra poco.